Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Reverendissimo Padre Angelo, le diamo il benvenuto all'interno della nostra comunità. Sono tanti i sentimenti di stima, vicinanza e affetto presenti nel nostro cuore. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. La vostra presenza, cara Eccellenza, è la benedizione di Cristo stesso per la comunità di Casandrino e la città tutta. Vogliamo metterci in ascolto della parola di vita che oggi ci donerete, Eccellenza, portandoci ad anelare i tesori del cielo, avendo i piedi ben fissi sul terreno. Oggi è tutta la comunità che con i suoi sacerdoti e unitamente a voi, caro Padre Angelo, pastore della nostra diocesi, rendono grazie a Dio per il dono di questi giovani che si preparano per ricevere il sacramento della confermazione. Oggi si rende presente per i nostri ragazzi il dono inesauribile dello Spirito che tutti insieme con Lei, Eccellenza, invocheremo, affinché questi giovani possano assumersi la responsabilità della fede che professano davanti a Dio e alla comunità. I catechisti che ne hanno curato la formazione umana e spirituale attestano con fiducia e cuore grande della loro idoneità nel ricevere la Santa Cresima. Maria Santissima, benedica sempre il suo operato e la sua missione, cara Eccellenza, e invochi per noi il dono dello Spirito. Ad multus annos. Grazie di cuore per questo intenso pensiero che è soprattutto di preghiera gli uni per gli altri, che ci impegna a camminare insieme sulla via del Cristo Signore. E per celebrare ora degnamente i santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Gloria in excelsis Deo.
pax hominibus boni voluntatis, boni Preghiamo. Esulti di santa gioia la tua Chiesa, o Padre, per il mistero che celebra in questa liturgia di lode. Poiché nel tuo Figlio asceso al cielo, la nostra umanità è innalzata accanto a te e noi, membra del suo corpo, viviamo nella speranza di raggiungere Cristo, nostro capo nella gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. Nel primo racconto, Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizione agli Apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò ad essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il Regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre, quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece tra non molti giorni sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per l'Israele? Ma egli rispose: non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi
e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu levato in alto e una nuvola sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo». Parola di Dio. Ascende il Signore tra canti di gioia. Popoli tutti, battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia, perché terribile è il Signore, l'Altissimo, grande Re su tutta la terra. Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba. Cantate inni a Dio, cantate inni, cantate inni al nostro Re, cantate inni. Ascende il Signore. Dio è re di tutta la terra, cantate inni con arte. Dio regna sulle genti, Dio siede sul suo trono santo. Ascende il Signore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Per questo è detto: asceso in alto, ha portato con sé i prigionieri a distribuire i doni agli uomini. Ma cosa significa che ascese, se non che prima era disceso qua giù sulla terra? Colui che discese è lo stesso che anche ascese al di sopra di tutti i cieli, per essere pienezza di tutte le cose. Ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto,
fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Parola di Dio. Discepoli, tutti i popoli, dice il Signore, ecco io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti, e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in alto, in cielo, e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, cordiale fraterno saluto di pace a Don Ernesto, a Don Antonio, a tutta la comunità, ai catechisti, anche al coro, in genere se lo dimenticano sempre, però ce lo ricordiamo.
e a tutti voi soprattutto che oggi celebrate il sacramento della confermazione. In realtà lo celebriamo tutti insieme, perché i sacramenti non sono mai qualcosa che riguarda solo qualcuno. Nei sacramenti avviene quel miracolo grande che è la trasformazione della nostra esistenza. E lei della trasformazione della nostra esistenza che dalla realtà naturale del vivere cercando di sopravvivere nelle diverse situazioni in cui ci si trova, invece veniamo chiamati ad essere partecipi dell'opera di Dio e quindi chiamati ad essere portatori nella realtà, nelle diverse situazioni in cui ci troviamo, della luce della carità di Dio, del suo amore che dona vita. È una differenza sostanziale, abissale, oserei dire. È come veramente, diciamo, come usiamo dire noi, come la differenza che c'è tra la luce e le tenebre. Perché si tratta non di essere più soltanto degli esseri umani che giudicano la realtà del mondo in base a ciò che serve, in base a ciò di cui hanno bisogno, in base a ciò che possono prendere dalla realtà per se stessi. Ma al contrario, noi diventiamo invece coloro che guardano la realtà del mondo e portano in essa la possibilità di crescere, di sviluppare il bene. Non a caso Gesù ha utilizzato degli esempi particolari, no? Se andiamo a rileggere il Vangelo troviamo il riferimento per esempio al lievito. Al lievito che entra nella realtà della massa, della farina e la fa fermentare. Fermentare vuol dire farla crescere, sviluppare tutte le sue potenzialità, così che possa diventare poi pronta per essere pane, pronta per essere nutrimento dell'umanità. E così ancora Gesù utilizza l'immagine del sale. Il sale che si disperde nella realtà di un cibo, per esempio, e gli dà il sapore, lo arricchisce, diciamo, gli permette di essere più gustoso, e quel cibo che non solo è ricco delle sue sostanze, diventa anche gustoso, appetibile, diventa più facilmente commestibile per noi. E ancora Gesù fa l'esempio della luce. È la luce che quando viene accesa è messa in alto e dice fa luce a tutta la casa e diffonde la sua presenza e permette di vedere, di riconoscere ogni cosa, di apprezzarne la forma, il colore e quindi anche l'utilità. E insomma, se non ci fosse la luce, sì, magari riusciremmo anche a renderci conto di certe forme, ma non ne potremmo cogliere la ricchezza e la bellezza e tutta quanta può essere un'effettiva diciamo, utilizzazione per noi. Allora, noi cristiani con i sacramenti diventiamo tutto questo. Il Signore vuole che noi siamo fermento di vita nuova nella realtà del mondo, che trasformiamo la realtà nella quale viviamo per renderla viva secondo la volontà di Dio, che la illuminiamo con la luce della grazia di Dio, che le diamo un senso nuovo, una sapienza diciamo più gradevole, più coinvolgente per la vita e la storia dell'umanità. E allora i cristiani vivono tutto questo, diciamo, nei sacramenti. Com'è possibile che avvenga per noi questa trasformazione? E avviene per noi questa trasformazione perché nei sacramenti noi entriamo in comunione con il Signore, entriamo in contatto con la sua presenza e non un contatto formale, occasionale, un contatto esteriore, ma un contatto pieno, tale che cambia noi stessi. E allora nel battesimo noi veniamo immersi, no? Battezzare vuol dire tuffare, essere tuffati in una realtà che è la grazia di Dio,
che ci copre dappertutto, come quando si è immersi nell'acqua, si è presi in tutta la, in ogni parte del corpo è bagnata dall'acqua, è toccata dall'acqua. E allora noi diciamo che tutta la nostra vita è immersa nella presenza di Gesù, è come ricoperta, rivestita dalla presenza di Gesù e diventa partecipe della sua presenza e della sua vita. E così nell'Eucaristia noi celebriamo quella transustanziazione, quel passaggio che trasforma il pane e il vino nel corpo e nel sangue di Gesù. E come il pane e il vino sono il nostro nutrimento, così noi prendiamo energia dalla presenza di Gesù. Siamo in comunione profonda con Lui e tutta la nostra vita si sviluppa illuminata, guidata, accompagnata dalla presenza del Signore. E nella Cresima viene il momento della effusione dello Spirito. Lo Spirito che per gli antichi nelle immagini della Sacra Scrittura veniva paragonato al vento, il vento che avvolge ogni cosa, che soffia entrando dappertutto e che dovunque arriva porta un senso nuovo, porta un'aria nuova, porta un'aria che può essere ricca di profumi, che può essere anche a volte forte nello sconvolgere certe situazioni. E anche questo è dono dello Spirito, perché quando lo Spirito arriva sconvolge il nostro modo di pensare, come quando arriva il lievito nella farina, che rimarrebbe lì immobile, posata, e invece diventa in una sorta di fermentazione, in una crescita continua. Ecco, allora tutto questo avviene per noi nei sacramenti, e questa ricchezza noi oggi invochiamo per voi e per, attraverso di voi, per tutta quanta la comunità. Tutta la comunità vive il dono dello Spirito Santo. E questo avviene in un giorno per noi ricchissimo, il giorno della celebrazione della solennità dell'Ascensione del Signore. Sono passati 40 giorni dalla risurrezione di Gesù. E 40 giorni sono passati anche prima in preparazione alla Pasqua. È un numero questo che indica sempre la preparazione a un cambiamento, la preparazione a qualcosa di nuovo che deve avvenire. No? Ricorderete che sono i 40 giorni del diluvio universale, i 40 anni che il popolo di Israele impiega per andare verso la terra promessa, e ancora i 40 giorni trascorsi da Elia sul monte in attesa della rivelazione della presenza di Dio. Insomma, questo numero indica sempre un passaggio, la preparazione ad un passaggio. E qual è il passaggio che oggi noi celebriamo? Nella Pasqua il popolo di Israele celebrava il passaggio dalla schiavitù all'essere un popolo libero. Nella Pasqua noi celebriamo quel passare dall'essere gente ordinariamente, purtroppo condizionata dal peccato e sempre come legata nel timore della morte, ossessionata dal timore della morte, alla contemplazione del Cristo che risorge. Alla contemplazione di quell'amore di Dio che si offre per noi nella passione, ci redime dal peccato, ci chiama a poter vivere con Dio per l'eternità, a risorgere. E nell'ascensione allora, ecco che il grande cambiamento, possiamo dire, è quell'annunzio che viene fatto. Gli apostoli che sono stati con Gesù sono chiamati adesso ad essere loro, potremmo dire, quelli che continuano l'opera di Gesù. Gesù vive nell'opera dei Suoi discepoli. Gesù vive nella realtà dell'annunzio del Vangelo che i Suoi discepoli portano in tutto il mondo. È un grande cambiamento. Potremmo dire che l'umanità
che ha sempre bisogno di essere guidata e diventa capace di sentire dentro di sé la presenza del Maestro, la presenza di colui che la guida, di colui che la sostiene. E difatti abbiamo ascoltato l'introduzione al libro degli Atti degli Apostoli, in cui l'Evangelista Luca, che ne è l'autore, parla ad un certo Teofilo. Non sappiamo chi sia, molti dicono potrebbe essere un personaggio immaginario, perché Teofilo vuol dire amico di Dio. Allora a chi è amico di Dio l'Evangelista Luca scrive raccontando che cosa fanno, come vivono i discepoli di Gesù, e fa riferimento al primo libro. Dice: nel mio primo libro, che è il Vangelo di Luca, ho narrato di Gesù. Ora Luca narra dei discepoli di Gesù, e in questo ci dà il senso del cambiamento, no? Quel cambiamento a cui siamo stati come preparati, perché abbiamo letto nel Vangelo, in queste domeniche soprattutto, che dopo la sua risurrezione Gesù non sta sempre più con i suoi discepoli, ma appare a loro, si presenta in mezzo a loro, viene in alcuni momenti. A volte stanno ancora chiusi per timore, insomma, di quello che gli potrebbe succedere, stanno ancora chiusi addirittura in quella stanza che fu il cenacolo, che fu il luogo in cui Gesù celebrò la prima volta con loro l'Eucaristia, quando lavò loro i piedi prima della sua passione, e loro sono rimasti lì in attesa di ciò che avevano sentito annunziare da Gesù, ma in cui forse avevano qualche dubbio, insomma avevano poca fiducia, perché come si fa a immaginare la risurrezione di un morto? E allora quando sono lì a porte chiuse, ecco che compare Gesù, si presenta Gesù. E altre volte si presenta a loro mentre sono tornati a pescare, perché erano lì sul lago dove avevano bisogno di ciò che serviva per vivere, e quindi si presenta a loro in diversi momenti in questi 40 giorni. E ogni volta che si presenta, però, Gesù realizza con loro una forma di contatto, per la quale, mentre lo sentono come una presenza nuova, perché entra dove le porte sono chiuse, perché si presenta e si fa incontrare laddove essi non immaginano, e poi non lo riconoscono, e poi lo riconoscono quando spezza il pane. Insomma, ogni volta però Gesù, mentre mostra questa sua dimensione celeste, possiamo dire, di presenza spirituale, però fa toccare le piaghe, fa mettere il dito in quelle piaghe e si preferma a mangiare con loro e spezza ancora di nuovo il pane con loro, per mostrare che egli è davvero un corpo vivo. Non è un fantasma, non è semplicemente un'apparizione, è una presenza viva nella sua realtà di corpo e di spirito. Egli è il figlio di Dio che è diventato uomo, e potremmo dire rimane nell'umanità per sempre, per l'eternità. Ecco allora che tutto questo ha come preparato i discepoli al momento finale, momento conclusivo della presenza di Gesù sulla terra. E Gesù sale al cielo affidando a loro la missione di essere annunziatori del Vangelo, di battezzare. E chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, chi non crederà sarà condannato. A noi questa espressione può sembrare un po' quasi discriminatoria, no? Siamo abituati, ormai qualunque cosa facciamo sembra sempre che sia discriminatoria, è la logica di questa cultura, di questo tempo. Però non è discriminatoria, perché credere non è semplicemente avere un'opinione. Essere battezzati, cioè essere immersi nella presenza di Gesù, non è una cosa che si può fare in certi momenti e in altri momenti rinnegarla.
credere vuol dire che tutta la nostra vita è presa nella presenza di Gesù, ed è questo che ci salva. È questo che ci salva, perché ci fa vivere nella dimensione nuova di essere figli di Dio. E chi è figlio di Dio non ha più paura di perdere qualcosa. Chi è figlio di Dio desidera solo compiere la volontà del Padre. Chi è figlio di Dio desidera con libertà partecipare all'opera del Padre. E allora tutto quello che noi facciamo, che diciamo, i nostri stessi sentimenti, non sono cose che sono governate dall'istinto del momento, dall'interesse del momento, dalla moda del momento, ma diventano il nostro poter portare l'annunzio della vita, del bene, della carità, della fraternità in tutte le cose che facciamo. Chi è battezzato è colui che crede, e credendo è coinvolto pienamente nella vita di Dio, e tutto ciò che vive lo fa partecipando alla volontà e all'opera di Dio. Ecco perché sarà salvo. Chi non crede, o insomma crede soltanto come se fosse un'opinione, magari da discutere con qualche altro, ma rimane un'opinione, e non si coinvolge mai, non sarà mai pronto a dare la vita come l'ha data a Gesù, per essere liberamente obbediente alla volontà di Dio Padre. E allora è questa novità alla quale ci siamo preparati in questi 40 giorni dalla Pasqua ad oggi, e avviene questa trasformazione, anche se i discepoli fanno ancora fatica. E allora Gesù l'aveva annunziato: verrà lo Spirito Santo di Dio. Verrà lo Spirito Santo di Dio che come soffio di vita entrerà in tutta la nostra esistenza, in tutti gli ambiti, le situazioni in cui ci troviamo, e lì saremo capaci di essere partecipi pienamente dell'amore di Dio che si offre a tutta l'umanità. E allora, carissimi fratelli, che questa giornata possa essere per voi, nella celebrazione del sacramento della confermazione, la consapevolezza del bene, della verità, del bene a cui Dio ci chiama. Che possa essere per voi la consapevolezza che nessun ostacolo ci può fermare. L'ha detto Gesù nel Vangelo. Se crediamo veramente e siamo immersi nella grazia di Dio, ma non saranno le cose che avvengono a fermarci, ma saremo desiderosi davvero di poter condividere con tutti i fratelli l'annunzio del Vangelo, l'annunzio della carità che salva il mondo. Ecco, io vi auguro di vivere intensamente tutto questo e possiate così assumere la vita cristiana come una grande ricchezza, come una luce che illumina tutto il vostro essere, come quel lievito che fa crescere nel bene tutte le possibilità a cui ci troviamo a partecipare, e che in tutto questo possa maturare il senso della missione. Perché il cristiano che è consapevole del dono di Dio sa che quel dono gli è stato fatto per poterlo offrire a tutta quanta l'umanità. E questo è il senso della missione che siamo chiamati a sviluppare. Che possiate fare tanto bene nella vostra vita, che possiate sviluppare tanta carità, consapevoli che questa è la vostra, la nostra missione, e che chi vive questa missione in comunione con il Signore Gesù crede in Lui, è figlio di Dio per l'eternità. Oserei dire, non abbiamo bisogno di altro. Rinunciate a Satana e a tutte le sue opere e seduzioni. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e che oggi, per mezzo del sacramento della confermazione,
e in modo speciale a voi conferito, come fu già agli apostoli nel giorno di Pentecoste? Credete nello Spirito, credete nella Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. E noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù nostro Signore. Amen. Fratelli carissimi, preghiamo Dio Onnipotente per questi Suoi figli. Egli che nel Suo amore li ha rigenerati alla vita eterna mediante il battesimo e li ha chiamati a far parte della Sua famiglia e fonda ora lo Spirito Santo, che li confermi con la ricchezza dei Suoi doni e con l'unzione crismale li renda pienamente conformi a Cristo, Suo unico Figlio. Dio Onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che hai rigenerato questi Tuoi figli dall'acqua e dallo Spirito Santo, liberandoli dal peccato, infondi in loro il Tuo Santo Spirito Paraclito. Spirito di sapienza e di intelletto, Spirito di consiglio e di fortezza, Spirito di scienza e di pietà, e riempili dello spirito del Tuo santo timore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Pia Francesca, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. Amen. La pace sia con te. Francesco, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. Amen. La pace sia con te. Loredana, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. Amen. La pace sia con te. Olimpia, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. Amen. La pace sia con te. Ernesto, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. Amen. La pace sia con te. Teresa, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. Amen. La pace sia con te. Salvatore,
ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Giustina, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Marco, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Maria, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. Amen. La pace sia con te. Clementina, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. Amen. La pace sia con te. Lucia, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Antonio, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. Amen. La pace sia con te. Pasquale, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Caterina, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. Amen. La pace sia con te. Giuseppe, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Giuseppe, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. Amen. La pace sia con te. Eugenia, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Giampaolo, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Giuliana, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Luana, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. Amen. La pace sia con te. Francesca, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. Amen. La pace sia con te. Antimo, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. Amen. La pace sia con te.
Il Signore Gesù, vincitore della morte, siede alla destra del Padre e intercede come avvocato e mediatore per tutti gli uomini. In questa fede invochiamo la Divina Misericordia. Preghiamo e diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Perché la comunità cristiana, memore del mandato di Gesù di predicare il Vangelo ad ogni creatura, non tema di creare nuovi spazi di evangelizzazione e come Chiesa in uscita non rinunci mai ad accompagnare tutti, preferendo chi è rimasto ai bordi della strada. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché gli scrittori, i giornalisti, i registi e gli operatori della comunicazione nel raccontare il mondo attuale siano sempre rispettosi della verità e della dignità di ogni uomo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché ognuno di noi si serva delle nuove tecnologie per costruire una società basata sull'amore di Dio, il rispetto reciproco, il dialogo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché nelle conversazioni, in quelle digitali e nei media, la famiglia venga tutelata e promossa e diventi per tutti l'ambiente privilegiato dell'incontro nella gratuità dell'amore. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché la nostra assemblea, illuminata dallo Spirito Santo, non tema di affrontare le nuove sfide del nostro tempo e guardi con fiducia al futuro. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Dio, che hai risuscitato Gesù dai morti e lo hai costituito Signore dell'universo, riconosci la sua voce nella nostra preghiera. Dona ad ogni uomo di incontrarsi con Lui e di cooperare all'avvento del Tuo Regno, per Cristo nostro Signore. Voglio ricordare che l'acquesto è il cestino che passerà per le vostre offerte. Tutto quello che si è raccolto questa domenica e anche ieri sera verrà devoluto alla popolazione del Nepal, perché il Santo Padre ci ha chiesto a noi cristiani, a tutte le chiese e le diocesi del mondo, ecco, di dare una mano a questa popolazione che a causa di questo grande terremoto ci sono state tante perdite umane. Ecco, allora anche noi contribuiamo con generosità a questo che il Papa ci ha chiesto. Bene. Grazie.
Preghiamo insieme, fratelli e sorelle, perché tutta la nostra vita, unita al sacrificio di Cristo, sia un'offerta gradita a Dio, Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle mie mani questo sacrificio, allo te gloria, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, Signore, il sacrificio che ti offriamo nell'ammirabile ascensione del tuo Figlio, e per questo santo scambio di doni fa che il nostro spirito si innalzi alla gioia del cielo, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il suo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta che tutte le creature, in cielo e sulla terra, si uniscano nella tua lode, Dio onnipotente ed eterno, per il Cristo, Signore nostro. Dopo la risurrezione, egli si mostrò visibilmente a tutti i discepoli e sotto il loro sguardo salì al cielo, perché noi fossimo partecipi della sua vita divina. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie e lo spezzò. Lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno glorioso dell'Ascensione, in cui Cristo è stato costituito Signore del cielo e della terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Angelo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo Sposo, con gli Apostoli, San Paolo, San Pasquale Bailon e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Cristo Salvatore, formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Nel nome di Cristo scambiatevi il dono della pace. Pace sia con tutti. Di ricevere la Santa Eucaristia, ci muoviamo secondo questo ordine. Due ministri staranno davanti all'altare e un altro ministro si metterà al centro della Chiesa. Avviciniamoci lì dove c'è il ministro più vicino.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, thank you.
Preghiamo. Dio onnipotente e misericordioso, che alla tua Chiesa pellegrina sulla terra fai gustare i divini misteri, suscita in noi il desiderio della patria eterna, dove hai innalzato l'uomo accanto a te nella gloria. Per Cristo nostro Signore. Ecco, vogliamo ringraziare Sua Eccellenza per questo dono grande che ha fatto alla nostra Chiesa con la sua visita, con il dono dello Spirito Santo che ha donato a voi tutti giovani. E poi, ecco, subito dopo la benedizione, ecco, ci sarà la benedizione della Caritas nuova che è stata portata nel giardino. Voi vi ricordate, stava fuori sulla strada, per tante cose pastorali l'abbiamo passata dentro. Ci sarà la benedizione della Caritas e poi della Sala Savio, del salone che è stato rinnovato. Ecco, Sua Eccellenza ci fa la grazia di benedirla e con la sua benedizione sicuramente quella sala si riempirà di giovani, giovanissimi, vecchi, anziani, chi più ne ha più ne mette. E poi la Caritas è, deve essere e sarà sempre di più il cuore di questo paese. La ringrazio, Sua Eccellenza. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore, ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto. Vi benedica tutti Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nella grazia del Signore andiamo in pace. Amen.